Pane al pane su Radio Lombardia e Lombardia Channel. Per gli stessi motivi vostri, per scegliere di combattere in altri modi, però quando era senatore, dice un po' come la Lega, le magliette, le cose, solo che eravamo quattro gatti, voi siete tanti, se togliamo l'effetto numerico, insomma questo apriscatole rischia di tornare nel cassetto, per chi ci credeva, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori. Sì, 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 questa di sicuro è un'argomentazione, nel senso quello che sembra aver incrinato i rapporti è l'eccessivo autoritarismo, chiamiamolo così, di Grillo e Casaleggio. Però insomma gli scenari sono tutti da vedere, da verificare. Di sicuro se ne parlerà tanto nei prossimi giorni. Sicuramente, ricordiamo anche che Renzi ha ottenuto la fiducia, perché adesso va bene, però abbiamo neanche detto questo, no, parlo di me, Sergio, assolutamente. Sì, 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 certo. Certo, certo. C'è il a proposito di Renzi, l'altra notizia del giorno è la sua prima apparizione da premier a Treviso, dove è stato contestato soprattutto gli studenti che gli hanno rinfacciato di utilizzare la scuola come argomento quasi elettorale e non un vero argomento, certo, da affrontare. Senti, io torno in diretta con i miei ospiti, ricordiamo che tante sono gli approfondimenti su lettera43.it, vedo anche le prime contestazioni di Renzi con cartelli, c'è insomma tanto da approfondire intorno a questo momento politico, oltre che ovviamente le notizie di cronaca. Esatto. Grazie Sergio, davvero grazie per questa grazie apertura. Buona serata. Buona serata. E torniamo con Stefano Bufagni. È d'accordo su questa analisi che faceva ieri l'ex senatore Cortiana, fondatore dei Verdi, sul loro approccio per scardinare un po' questa politica? Volendo, lui lo avvicinava anche alla Lega per certi passaggi, che però dai toni forti, per dirla un po' breve, però senza averne i numeri, insomma, ecco, questa scissione come la vede lei? Ma io partirei dal presupposto che non c'è ancora la scissione. Non c'è, è chiaro che è un momento difficile. Io oggi ovviamente mi hanno chiesto in tanti cosa voti, cosa ne pensi, ma io... Perché voi siete ripartendo con questa stessa domanda online, giusto? Sì, ci faccia aiuti a capire. Sì, noi oggi abbiamo la votazione, quella discussione che c'è stata ieri in seduta congiunta al Parlamento ha deciso di chiedere alla rete se vogliamo espellere o meno questi quattro senatori eletti col Movimento 5 Stelle, e quindi noi dobbiamo votare se sì o no. Quindi noi, in breve, che per spiegare ai nostri ascoltatori, da un punto di vista di una persona del Movimento 5 Stelle, quindi senza la traduzione del giornalista o dei media, cosa avrebbero fatto, perché essere espulsi? Mi metti in difficoltà. No, allora partiamo dal presupposto. Secondo se no me... lo leggo dai giornali, però no, poi voi dite che viene scritto male. Allora, c'è sicuramente molta tensione giù al Senato. Questo problema, secondo me, si è ingigantito perché è stato portato avanti senza mai discuterlo e affrontarlo realmente. Secondo me è chiaro che ultimamente, dopo l'incontro tra Grillo e Renzi, hanno fatto delle uscite che io non ho condiviso, più che altro nei modi, nei merito non mi interessa neanche discuterne, però noi siamo un gruppo e gruppo deve essere, e se tu hai deciso di candidarti e accettato comunque il vantaggio di candidarti al Movimento 5 Stelle con questa legge elettorale che oggi critichi ma che ti ha portato lì, secondo me devi anche essere rispettoso delle regole che ti sei dato prima di entrare, non che ti dimentichi da dove arrivi. Detto questo, quindi quando mandano un comunicato stampa... Per cui il gruppo stampa, deve essere rispettato. Assolutamente, noi abbiamo delle sedi a Roma apposta, che sono la seduta congiunta dei due rami del Parlamento, piuttosto che la sede dell'Assemblea dei Senatori, piuttosto che della Camera, per prendere le decisioni. Quindi non capisco perché quando c'è un problema si va dai giornalisti. È chiaro che questo, secondo me, è stato spinto tutto dal voler apparire, perché è evidente che c'è una spinta verso talune persone che sono più brave a comunicare, che quindi i giornali riprendono molto di più. Chi su 50 evidentemente non aveva lo stesso spazio probabilmente ha voluto farsi sentire, probabilmente non accettava questo, quindi io credo che nasca tutto da quello. Poi è chiaro che il problema si è ingrandito. Quindi però... al momento la scelta è, o perlomeno il sondaggio di questa scelta è legata al voto. Sì. Esatto, è legata al voto. Sì, proprio, vero, io, no, io sinceramente tanti ci hanno chiesto cosa voterà. Cosa voterà? Voti. Beh, e glielo chiedo anch'io, che faccio? Non glielo chiedo.
No, io quello che ho detto a tutti è stato che sia che vinca il sì, sia che vinca il no, perde il 5 Stelle. Io sono molto arrabbiato con questo. Sono d'accordo. Sono arrabbiato perché non ci si rende conto dove siamo, probabilmente. Io credo tantissimo in questo progetto, però dobbiamo essere anche un minimo responsabili. Cioè, se vince il sì, mandiamo via quattro persone che sembrano degli eroi, da un lato per chi vive in un certo modo, che gli si dà la scusa per criticarci quando in verità hanno fatto tutta una serie di stupidate loro, perché io devo anche essere onesto, nonostante nel merito avevano avanzato secondo me dei temi che secondo me è giusto discutere, però quando sbagli i modi e soprattutto esageri, continui e perseveri, sei sempre bastion contrario su tutto, secondo me stai sbagliando. Allora, sono d'accordo, anche perché ovviamente parlo come cittadino visto da fuori, sono d'accordo, non c'è vittoria, comunque si vada a finire. Io lo dico anche perché più volte abbiamo avuto Buffagni, Movimento 5 Stelle, come consigliere regionale, quindi qui in studio, e la voglia di fare non deve essere mischiata con queste cose, quindi sono d'accordo. Sentiamo Giampiero in linea per noi. Buonasera Giampiero e benvenuto. Buonasera Laura e buonasera all'ospite. Prego. L'immancabile. Chi? Lei? Scuola, o Giampiero? Qua, lui ha deciso di partire con la scuola come prima apparizione. Lui pubblica, Renzi. No? Non è sicuramente, non penso che sia proprio il problema più grave che abbiamo, però sicuramente qualcosa c'è da fare anche lì, nel tempo utile c'è da fare anche lì, perché per quanto vi viene dimostrato dalle occasioni che vedo io, quando mi capita di imbattermi in una scuola o in una scolaresca, insomma, quell'ambiente lì, c'è la netta impressione che da centro di educazione sia diventato un centro di maleducazione. Beh, quindi ha ragione Renzi a occuparsi della scuola, non solo della scuola inteso come mura e strutture, ma anche dal suo punto di vista, quindi fa bene. Diciamo che si è adeguata molto allo stile di vita generale, no? Vale a dire, uno stile di vita molto superficiale, molto menefreghista, molto indifferente, cioè... il bullismo generale che praticamente poi nasce nelle scuole, però la nascita è lì. Va bene. Qualcuno mi dice che è la famiglia anche, sì. I ragazzi, i figli crescono, sì. Però la famiglia può avere un'educazione così, diciamo, fai da te, un'educazione standard. Mentre la scuola dovrebbe essere un centro di educazione specializzato. Certo. Giampiero, io devo però chiudere. Io capisco, è molto interessante questa riflessione sulla scuola, però mi dica, voleva chiedere... Pisa, deve fare la scuola. Invece la scuola è un imboscamento per gli stipendi e basta, è uno stipendio. Ma Giampiero, sugli stipendi anche quelli che vanno a scuola adesso potranno non essere preparati, dovrebbero esserlo di più, non le piacciono i professori, ma sugli stipendi della scuola no. Vabbè, comunque prendiamo nota, grazie Giampiero, anche di questa sua riflessione. La invito a richiamare quando c'è, senza niente togliere per l'amor di Dio, Stefano Buffagni, Diana De Marchi, che è spesso nostro ospite. Lei è un insegnante, è di lingue, lavora molto su questi temi della scuola, ovviamente sul territorio, sul nostro territorio, e quindi probabilmente potrete confrontarvi, perché questo tema ci ha un attimo spiazzato. Vero che Renzi ha parlato di scuola, e su questo va bene, la cultura, l'educazione, il percorso credo che serva a tutti noi. Detto questo, della squadra dei ministri, a prescindere dalla posizione del 5 Stelle, cosa pensa Buffagni? Sì, io prima di parlare ai ministri posso rispondere al signor Giampiero su una cosa sola? Giampiero è lì, prego. No, il discorso della scuola ha ragione, signor Giampiero. Certo. Manca la cultura, ma ha ragione anche quando dice le famiglie. Insomma, la società ha lasciato andare, ha dimenticato il valore della scuola, il valore educativo, secondo me. Renzi parte dalla scuola, ma in termini di interventi di infrastrutture. Esatto, attenzione. Dei muri. Tant'è che ha fatto l'esempio che utilizziamo agosto per far vedere che è efficiente. È per quello che lo attaccano, non per altro. Noi ad esempio in Lombardia abbiamo invitato tutte le scuole della provincia di Milano, io personalmente essendo di Milano ed essendo quelli più vicini, a venire a visitare il consiglio regionale, perché esiste un servizio degli uffici che si occupano delle visite, che fanno fare la seduta, le prove di seduta del consiglio regionale, e non era utilizzato e le scuole non lo sapevano, quindi abbiamo fatto spamming con un invito del consiglio regionale a tutte le scuole. Adesso c'è una mega richiesta, quindi... questo è molto interessante, ci torniamo tra un attimo. Ho la pubblicità, devo essere precisa, proprio per tutti questi. Il Movimento 5 Stelle perde, è d'accordo su questa cosa? Certo.
Ma certo, perché la maggior parte dei media non sta aspettando altro che buttare fango sul Movimento 5 Stelle. Quale migliore occasione che i dissidi interni di poter alimentare questa fiamma del dissidio, della spaccatura, un movimento che si spalda? Secondo me non è un movimento che si spalda. Però Luigi, bisogna prendere atto che non è una bella cosa, cioè nel senso... Non cominciamo già a dire se ci sarà l'espulsione se perderemo magari invece che 4, 5, 10 senatori, come pare essere, che una spaccatura non ci sia stata. Però sarebbe bene anche indicare quali sono i reali motivi per cui... Infatti io, se ha seguito, sono d'accordo, l'ho chiesto proprio direttamente a Buffagni, lei ne sta dicendo altro, lo chiedo a voi. Proprio perché così, se lo dice chi poi vota, vuol dire che ha analizzato anche insomma la cosa prima di mettere un voto. Luigi, grazie, staremo a vedere, magari ci riaggiorniamo a domani anche con la sua, con come lei sta vivendo questa cosa, secondo quello che uscirà e quanti si staccheranno dopo questa espulsione. Devo dare la parola anche a Grazia. Buon lavoro Luigi, grazie di essere intervenuto. Allora, grazie, buonasera. Intanto grazie, mi perdoni, è entrato e lo ringraziamo di essere con noi al volo, Stefano Bruno Galli, Lista Maroni Presidente. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, mi scuso con la conduttrice e gli ascoltatori. Siamo qua, sappiamo i ritmi lombardi. No, visto che c'è il mio amico Buffagni. Siccome ritengo un elemento di serietà quello di partecipare ai lavori di commissione fino in fondo... E loro ne hanno fatto una battaglia, ma è giusto, io lo trovo del tutto ragionevole. Lei era in commissione, so che eravamo non era... in commissione di ordine dell'autonomia, abbiamo finito alle 6 e mi assolutamente sono precipitato qui da voi. Giusto che lei fosse lì. Grazie, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Senta, prego. Io approfitto della presenza del signore del Movimento 5 Stelle. Stefano Buffagni, per sì. Dire che... Prego. Sì, non ricordavo il cognome. Ci mancherebbe, grazie. Dire che non sono assolutamente d'accordo con loro procedere a questa espulsione, eccetera, perché trovo molto, molto arrogante e totalmente assente di democrazia. Per quanto concerne il fatto di ieri del passaggio dei bigliettini da Renzi a Di Maio, veramente dov'è la trasparenza? La privacy dov'è? Fanno finta di farsi forte di queste parole d'ordine, però in buona sostanza è veramente molto brutto. Un'ultima cosa direi a quel signore delle 5 Stelle, di cui non ricordo ancora il cognome. Buffagni, Stefano Buffagni. Stefano Buffagni, è che trovo molto, molto, molto scorretto che sui banchi del Parlamento tutti i grillini, e non sorrida, signor Buffagni, io la vedo, tutti i grillini hanno gli occhi appiccicati sul tablet, sull'iPod, eccetera, eccetera, le cuffie, senza assoluta, assoluta eleganza e educazione per coloro che stanno parlando. Questo è il mio punto di vista. La ringrazio, grazie di essere stata con noi. Ritorniamo in diretta perché poi abbiamo anche delle voci da condividere proprio su Renzi. È la giornata, abbia pazienza Galli, anche se arriva adesso Buffagni, prego, giustamente allora, rispondere da Luigi, che era un movimento che ha votato sì, e poi grazie. Io credo che Luigi abbia capito, insomma, abbia condiviso le problematiche che abbiamo avanzato. Soprattutto io continuo a spingere sul fatto che perdiamo tutti ed è la cosa che a me fa più male. Se infatti oggi stasera sono un po' demotivato per questa cosa, spero che impareremo per il futuro, insomma. Io mi auguro che questo serva a tutti per crescere, perché insomma siamo giovani come movimento, come movimento, certo, credo sia importante. Per quanto riguarda la signora Grazia, allora, sulle espulsioni credo di essermi espresso, nel senso che io sono molto inclusivo e quindi spiace molto anche a me. Per il discorso dei bigliettini di Maio Renzi, sinceramente, come si fa a dire che non è trasparenza quando li mettiamo online? Poi, per l'amor del cielo, io, sai. No, lei ha detto privacy. Privacy. Beh, non insomma, dovevate farlo, è il contrario, proprio il contrario. Ma la privacy, nel senso, nel momento in cui lui sta chiedendo comunque un'apertura di un confronto politico, bypassando, diciamo, il Parlamento, è evidente che non è una cosa tanto da privacy.
Poi si può discutere nel merito se ha fatto bene o male, forse è inopportuno a mio avviso da parte di Renzi in quel momento. Allora io le faccio rispondere tra sì, un sì, attimo, perché devo delle regole di regia. Io volevo condividere, certo dobbiamo dare la pubblicità, anzi la linea al GR, ma dobbiamo skippare, quindi prima però volevo proporre in questo ragionamento, per non concentrarci solo sul Movimento 5 Stelle, questo Vox che ha realizzato per noi Sodia Bedeschi, e che invece che chiedere insomma ai vari movimenti 5 Stelle, Forza Italia, Alfano, cosa pensassero di questo nuovo governo e se davano la fiducia, lo ha chiesto alla gente. Vediamolo insieme. Cosa ne pensi di questo giovane premier? Ma io sono contento che i giovani trovino spazio, perché Renzi ha la mia stessa età, siamo coscritti, che è un volto nuovo purtroppo applicato a procedure vecchie. Doveva essere messo a premier dal popolo e non da Re Giorgio, questo è il grande errore, il parla trop e combina poc. Gli auguro davvero di poter far bene. Speriamo che il prossimo Mastra Pasqua non sia Renzi, perché quando ho visto che iniziava a accumulare sedie ho detto mi auguro insomma che, perdonatemi la descrizione, ma un fondoschiena, una sedia. Io l'unica cosa che mi auguro, scusate, che ho detto che era Renzi, la gente, invece erano i nostri consiglieri regionali, poi vi elenco anche i nomi. E dopodiché, dopo due mesi senza essere eletto dai cittadini, si siede sulla poltrona di primo ministro senza aver cambiato le regole, non si fa. Vabbè, tu intanto il tuo like su Facebook non glielo do. Scelto da De Benedetti, quindi dalla potenza economica e non dalla politica, a maggior ragione si affosserà da solo nelle prossime settimane, se non al massimo nei prossimi mesi. Non gliela sto tirando, sta facendo tutto da solo. Vabbè. Parla trop e combina poc. E assomiglia a tante persone, perché potrebbe essere lui dice un transformer, secondo me. Fonzi quando è andato dalla De Filippi, poi l'hanno travestito da un generale dell'esercito quando ha cacciato Letta. È un po' arrivista per come ha raggiunto l'obiettivo. Okay. È ambizioso per il fatto di dire che probabilmente non gli bastava fare il sindaco di Firenze. Chi lo sa se tutti volevano Renzi? È quello il discorso. Se fosse piaciuto così tanto avremmo potuto eleggerlo. E invece ha preso la palla al balzo. Però vabbè, dai, stiamo a vedere. Non mi fa impazzire, però. Ah, il piacione. Piacione. Il piacione? Sì. Non era ciocca il piacione? Anche, ci assomiglia un po', ci assomiglia. No, un po'. Dai. Ma ho sentito una riforma al mese, abbattere le tasse, deve dire come tagliare la spesa pubblica. Varamengo, nel senso che il bluff verrà così scoperto e purtroppo si sarà ancora appunto a capo. Invidioso. Lui diventa presidente del Consiglio grazie al Porcellum. Non si fa. Varamengo. Non gliela sto tirando. Sta facendo tutto da solo. Ed eccoci di nuovo in diretta. Noi dobbiamo fermarci perché abbiamo il GR. La voce l'ho ricorretto, chiedo scusa. Era quella dei nostri consiglieri, tutti bipartisan. È andata dappertutto a Sonia, quindi dalla Lega, al Movimento 5 Stelle, a Forza Italia, Lista Maroni. Adesso ci fermiamo, restano con noi Stefano Buffagni e Stefano Bruno Galli, salutiamo gli amici di Telenova e Tela Subalpina Piemonte, rientriamo tra poco dopo la voce di Paola Farina. Tecnico ineccepibile, questo è il problema, perché all'inizio loro hanno dovuto scontare, come sempre i movimenti appunto quando entrano erano nelle poco istituzioni, allenati, insomma, devono avere un coach dietro. Diciamo la conoscenza di quelle che sono le procedure istituzionali, di quelle che sono non tanto i riti, ma quelle che sono proprio il corretto, le corrette procedure per fare una proposta di legge, per scrivere bene una mozione, eccetera. Loro all'inizio, infatti, questa polveriera che cova sotto la cenere è abbastanza costante in questi mesi, proprio per questa ragione. Se ci fosse stato, secondo me, lanciare, impostare l'azione proprio sull'aspetto tecnico, traducendo dei principi, insomma, che loro abilmente cavalcano in proposte di legge concrete, molto probabilmente chiaro, chiarissimo Galli, quello che sta dicendo, non sarebbero arrivate avvenute, perché sarebbero stati uniti da questo collante, certo, con un percorso, una strada da fare insieme. Buffagni? Ma io dal suo qua punto di vista, sì, poi no, magari ma qualche altro collega sua, visto che ogni tanto non siete d'accordo tra di voi, sarebbe d'accordo, sì, con Galli, però. Ma non credo su questo tema, perché il problema è che noi abbiamo presentato i progetti di legge. Se voi andate a guardare, abbiamo presentato tutti i progetti di legge che erano previsti nei nostri 20 punti, tutti,
Tra l'altro noi avevamo il vantaggio che, avendo raccolto delle firme anni prima nelle piazze su determinati temi come il taglio dei finanziamenti ai giornali e ma non erano fattibili, stava dicendo Galli, se non ho capito male, cioè non erano supportati da un percorso giurista, insomma. Questo no, credo che questo stia quello dicendo. Che dice il professore, non che non il professore sa che prima di presentare un progetto di legge alla Camera più che in Regione c'è un vaglio degli uffici. Certo. Nel momento in cui vengono depositati vuol dire che c'è anche la norma finanziaria che è accettabile, vuol dire che sta in piedi e noi li abbiamo depositati. Il problema è che non vanno in discussione perché il Parlamento ratifica i decreti e non manda in discussione i provvedimenti di iniziativa parlamentare, nonostante siamo una Repubblica parlamentare. Quindi qui si aprirebbe un altro progetto, cioè un altro, pardon, processo. Per quanto riguarda invece procedure istituzionali, io credo che il nostro problema non era tanto di scrivere una mozione, perché abbiamo assunto delle persone che probabilmente avevano già esperienza in Parlamento, quanto l'emotività del momento. Io questo vorrei mettere in campo, nel senso che dei cittadini qualunque sono entrati nelle istituzioni ed è facile fare il CT della Nazionale quando si è a guardare la televisione, un conto e poi quando sei coinvolto nella partita. Lo facciamo tutti in Italia, no? Esatto, CT quando sono seduti in poltrona. No, infatti ho fatto l'esempio del CT perché siamo 65 milioni di CT. Lì li ha beccati tutti. Esatto, quindi il problema secondo me iniziale è stato emotivo, dopo è stato soprattutto di strategia comunicativa. Io credo che il problema siano personalismi, ecco, non voglio sembrare trashant, certo. Però mi viene da dire peccato. Molto, ecco, veramente. L'ho detto prima. Ecco, psicodramma 5 Stelle, titola il Corriere, insulti e pianti, si dimettono già in tre. Uno lombardo. Uno è, sì. Bignano. Allora, si torna a casa o si fa un altro gruppo? La scissione... Io non lo so, io so, no, che certo. La nostra senatrice Bignami ha, questo lo so perché ce l'ha comunicato, ha presentato le dimissioni dal Senato al momento, poi sa che c'è la procedura di ratifica, però... Grillo... Che è diverso da fare un gruppo di misto, eh? Cioè una, questa senatrice... Certo. Poi vediamo se verranno ratificate. Ecco, videomessaggio di Grillo: saremo in meno ma più uniti. Stamattina. Sì, stamattina. Allora, Galli però non mi ha risposto. Cosa avrebbe risposto? Cosa avrebbe risposto alla nostra Sonia rispetto a Renzi? Allora... E al nuovo governo, perché insomma anche voi in regione avrete le vostre cose da fare, e certo. Quindi cosa succederà? Avevate iniziato un dialogo, no? Col governo Letta, con poche soddisfazioni magari, però ci si è, quindi si ricomincia, si spera di migliorare. Ma no, il problema della regione si ripropone esattamente come si era proposto col governo Letta, per effetto, per una ovvia considerazione, cioè per il fatto che l'NCD in regione è in maggioranza e a Roma è in maggioranza, il PD in regione è all'opposizione e a Roma è in maggioranza, addirittura detiene la figura del Presidente del Consiglio nel suo segretario, quindi questo è un problema oggettivo dal punto di vista delle dinamiche, nel senso che sia nei rapporti della regione con Roma sia nei rapporti all'interno della stessa regione, perché c'è questo tipo di diversificazione. Io sono convinto che uno dei mali dal punto di vista proprio delle dinamiche della politica di questo paese sia rappresentato dal fatto di avere dei partiti di espressione nazionale che non sono fortemente federalizzati al loro interno, per cui la federazione, per dire, la federazione lombarda del PD può agire in perfetta autonomia rispetto al partito centrale. Questo si è rivelato uno dei mali endemici del sistema politico italiano, che è poco strutturato e profondamente instabile, e quindi questo si riverbera sulla regione, e anche quello che è successo ieri in aula, per esempio sull'ordine del giorno sulle riforme, lo certifica. Ieri abbiamo parlato di questo, abbiamo sentito l'intervento sia diciamo della maggioranza che la risposta per esempio di Pizzul su questa situazione. Io devo sentire un attimo i nostri ascoltatori. Nicola, buonasera e benvenuto. Buonasera Laura. Eccoci qua. E buonasera anche ai tuoi ospiti. Buonasera. Laura, io un anno fa ho votato sia in regione e sia al governo nazionale il Movimento 5 Stelle. Per il semplice motivo che la regione Lombardia veniva dal disastro di voto di scambio del Zambetti, di tutto il magna magna che hanno fatto pure quelli della Lega, quindi anche quelli del PD e anche quelli di Sempre. Insomma, una scelta, questa è la sua opinione, allora, ha scelto Movimento 5 Stelle. Me, come faccio io a votare ancora questi qua
che ha votato il nuovo. Ah certo, sì, chiaro. E anche a livello nazionale, giusto? E anche a livello nazionale, perfetto, sì. Perfetto, prego. Adesso mi dispiace di questa querella di questi quattro senatori che diciamo così la rete sta votando per espellerli, sì o no? E questo io non lo voglio, perché diciamo, ci facciamo del male da soli. L'ha detto anche Buffagni, sì, che comunque ci perde. Ripeto, no, dico che lei sa perché, Laura, perché che è d'accordo, che siamo tutti d'accordo su questo. Esatto, ho abbandonato il Partito Democratico per il semplice motivo che quando io sono andato alle primarie loro mi hanno fatto firmare una carta di intenti che dice noi mai con Berlusconi, mai. Poi è venuto il governo Monti, chi ti vedi al governo? PD e PDM. Grazie Nicola, grazie, chiarissimo, puntuale. Qui abbiamo anche la fotografia, davvero grazie Nicola, di un elettore che era un ex, ci si domanda in tanti, no? Gli scontenti della politica che hanno scelto il Movimento 5 Stelle, da che parte vengo. Qui abbiamo una testimonianza diretta, un ex centrosinistra, un ex PD, che rispetto a della delusione generale del suo partito ha spiegato perché. E in generale dalle notizie che arrivavano dal mondo del palazzo, della politica, regione, ha detto Movimento 5 Stelle, però non gli piace l'espulsione, quindi come diceva lei ci si fa del male comunque. Agatino, buonasera. Agatino, buonasera. Eccoci. Buonasera a tutti. Io, Agatino, sono qua signora, buonasera. Anch'io c'ho un doppio ritorno alla televisione perché c'è un ritardo. Sì, la deve abbassare, scusa. Perché sentivo la mia voce con ritardo. Io volevo dire una cosa. Io da tutti i politici che ho visto sempre c'è la critica. Ora è andato questo Renzi sopra. I politici dovessero avere la delicatezza di ascoltarlo un poco, se fa le cose giuste va bene, se non fa le cose giuste lo buttiamo fuori. Questa è la vera politica che dovete fare. Io mi ricordo una cosa solo, poi vi lascio. Quando Berlusconi ha firmato le carte, se vi ricordate la trasmissione con il signor Vespa, come no, il contratto con gli italiani, come dimenticarlo? Se io fallisco queste cose non mi presento più in politica. E lì è il buffone Berlusconi, ve lo dico sinceramente, perché una persona, io a Berlusconi l'ho incontrato in corso del 2 marzo, quando mi volevano fare dare la mano, sai che cosa ho detto? Io non ci posso dare la mano a lei, perché lei ha detto che il 45% di sinistra era un buffone, io l'ho mandato a prese. Ah, va bene Agatino. Buonasera Agatino. Allora, oltre a questo suo incontro ravvicinato che ci ha raccontato, lui dice sostanzialmente lasciamo fare Renzi, ha detto che fa delle cose, potremmo dirgli che non va bene solo dopo che non le ha fatte. Ha fatto questo riferimento al famoso contratto con gli italiani. Devo andare in pubblicità e tra poco rientriamo, volevo sentire cosa pensavate di questa pancia che ci arriva dai nostri ascoltatori. Tra poco. Pane al pane. Abbiamo consegnato una lettera sulla situazione della Micron. La presenza al Ministero e quindi la conferma dell'incontro stesso, pur a fronte del cambiamento del governo, comunque è un fatto importante, perché dà il segno che il governo non abbandona la partita. Al governo chiediamo con insistenza, come abbiamo fatto con quello precedente, che si impedisca il disegno della Micron di uscire dall'Italia e si confermi il settore della microelettronica, che è strategico per l'industria, che venga mantenuto e rafforzato nel nostro paese. Ci aggiorniamo, Alberta, io la ringrazio e speriamo che il prossimo nostro contatto, siamo sempre ovviamente disponibili ad accettare le vostre segnalazioni, i vostri comunicati, possa avere un risultato diverso perlomeno rispetto proprio a queste ultime cose che lei ha detto legate al governo. Grazie, buon lavoro. Grazie, buonasera. Cosa ne pensa Galli di questo? La Micro, voi sicuramente come regione conoscete il problema e avete seguito non solo Micron, però di questo percorso, di questo ponte tra regione e governo centrale per quanto riguarda il lavoro. Si va avanti, si ricomincia da capo, potrà essere meglio? Cosa state facendo voi? Comincio dalla fine. Le iniziative, certo, che ha fatto la regione sul tema del lavoro sono piuttosto significative. Nel luglio scorso la giunta ha stanziato 1,5 miliardi di finanziamenti al sistema delle PMI.
per le start-up delle imprese ad alta innovazione tecnologica, sfruttando una vocazione che è una vocazione del territorio, quella, una propensione che è quella all'innovazione tecnologica, lo start-up delle imprese appunto ad alta innovazione tecnologica viene sgravato dell'IRAP per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile, per cui c'è una particolare attenzione al tema del lavoro. Io dico sempre però che per quanto uno possa fare in questo momento non basta, perché è il lavoro il problema vero di fronte alla crisi, perché è proprio il lavoro che crea sviluppo, non lo sviluppo che crea lavoro, cioè è l'occupazione che crea sviluppo, quindi bisogna potenziare le politiche occupazionali. Allora lei capisce che quando in Canton Ticino nei primi 3 anni di lavoro un giovane al primo impiego, un garzone di un'attività artigianale, viene l'artigiano che lo assume, vede, gli vengono restituiti gli oneri contributivi dei primi 3 anni, il 40% dello stipendio dei primi 3 anni, per cui fatto se gli dà 1.000 euro in tasca, gli costa, alla fine dei 3 anni gli costa 400, gli costa 600 euro, mentre all'artigiano brianzolo gli costa 2.000 euro al mese. È chiaro che la competitività 600, dov'è, si perde. Come si fa, esatto, a essere competitivi e concorrenziali di fronte a un sistema di questo genere? È chiaro che per esempio nelle politiche della Confederazione c'è una scelta strategica che è quella di dire investo meno nei percorsi formativi, cioè negli istituti formativi, nei CFP per intenderci, investo di più sulla formazione on the job. Cioè, su questo che autonomia abbiamo come regione? Poi sentiamo. No, c'è la possibilità di fare delle scelte di tipo strategico, quindi, e quindi intendo dire che di fronte alla crisi economica nel mirino devono essere le politiche occupazionali, che perché sono quelle che determinano lo sviluppo, cioè il lavoro che crea sviluppo e non viceversa, e quindi particolare attenzione bisogna avere nei confronti delle politiche occupazionali. Va bene il 1,5 miliardi nei confronti del sistema delle PMI, va bene lo sgravio dell'IRAP sullo startup dell'impresa ad alta innovazione tecnologica, va bene una certa sensibilità per il sistema formativo, però probabilmente di fronte a una crisi che è la peggior crisi dal Novecento, dell'ultimo secolo sostanzialmente, bisogna vederla anche da quell'altro punto di vista. Bruno Galli, lista Maroni Presidente, Regione Lombardia, e Regione Lombardia anche Movimento 5 Stelle con Stefano Buffagni. Sì, parto da quello che ha detto il professor Galli. Allora, smetti di chiamarmi professore. Vabbè, no, è vero che è un titolo. Ben venga, è anche una preparazione. Sai, i titoli noi o no? Tu fai. No, ho studiato, ne ci mancherebbe tutta la fatica che si fa. No, allora partirei dal discorso che faceva il consigliere Bruno Galli. E lui è cittadino, mi state confondendo. Formazione on the job, sì, corretto. Peccato che poi Regione Lombardia utilizzi la dote unica lavoro che va a alimentare il mercato della formazione nelle aule e che, dove praticamente il reinserimento al lavoro non esiste. Quindi un conto è la teoria, la bella parola, un conto poi l'applicazione pratica dei problemi esecutivi. Mi collego in questo modo proprio a quello che ha detto ad esempio il signor Agatino, dove diceva bisogna ascoltare le cose che dice Renzi. Il problema è che poi quando c'è il momento di eseguirle, del fare, un conto è il titolone di giornale, un conto è il problema reale. Esempio lo potrei fare sul tema ad esempio della riforma del Rio, dove c'è un titolo che diceva aboliamo le province, che partendo dal presupposto che veniva fatto con un disegno di legge, non con una riforma costituzionale, e poi sappiamo che nel contenuto del provvedimento non era così. Questo è quello che il Movimento 5 Stelle fa ogni volta, ovvero non fermiamoci al titolone, alla bella idea, ma entriamo nel contenuto del provvedimento. Cioè la dote unica lavoro in questo momento, col meccanismo che ha in piedi di pagamento, non rientra secondo noi tra i provvedimenti migliori. È chiaro che non abbiamo vinto nelle elezioni, quindi in questo momento stiamo facendo azione di monitoraggio sul funzionamento e l'assessorato lavora benissimo con noi nella fase di controllo, ma lo strumento per noi non è quello corretto, e a quanto ho sentito anche dal professore non è neanche corretto per lui, perché la formazione on the job è un meccanismo molto diverso. Per quanto riguarda invece i costi del lavoro, Renzi ha detto l'esempio che investe del Ticino, sì, della Svizzera. Quello è molto al di là, se noi non siamo così forti, anche se il contratto di apprendistato comunque costa meno, quindi i costi non sono esattamente quelli. Però se Renzi farà il famoso taglio del cuneo fiscale, troverà questi 10 miliardi, anche se bisognerà trovare 50 miliardi per il fiscal compact, il Movimento 5 Stelle voterà a favore, perché per dare 100 euro in più al mese ai cittadini noi non ci tiriamo indietro, lavoriamo nei contenuti. Però deve essere un provvedimento da portare in aula, non sul Corriere della Sera.
Certo, che quindi una vuol dire che poi diventa vero e non finisce in qualche pagina. Prego. Certo, sul Galli. Sistema formativo, che credo di conoscere abbastanza bene, non confondiamo il sistema formativo di Milano e dell'Inter, cioè della realtà cittadina, con il sistema formativo che c'è invece in tutta la provincia lombarda, perché il sistema formativo della provincia lombarda contiene delle realtà che sono davvero di eccellenza e davvero coniugano i percorsi formativi con la realtà occupazionale. Il problema sono i colossi che insediati in Milano città e interna, questo è il tema, cioè non fare di ogni erba un, visto che in aula ci diamo, non fare di ogni erba un fascio, diceva, non ho capito. Sì, ma la dotte allora condivido, no, la riflessione, però io sto parlando di uno strumento che oggi la Regione Lombardia ha messo in atto, cioè del provvedimento della dote unica, che è un provvedimento di politica attiva per il lavoro che non rispecchia quello che noi consideriamo, perché va a pagare, alimentare la formazione in aula, non in on the job. Come, cioè è un sistema che, certo, per quello che vogliamo rivederlo, stiamo lavorando in maniera propositiva e credo che l'assessorato di questo non potrà, certo, non potrà dire il contrario. Ecco, da parte nostra è sempre un lavoro nei contenuti. Ecco, come? Parliamo di che, prego, ci stanno girando intorno. Lei, no, non mi ha risposto che cosa avrebbe, visto che abbiamo pochi minuti, quindi i tempi sono gli stessi che abbiamo che Sonia ha dato ai vostri colleghi nella domanda diretta, a cosa pensavano facendogli vedere la faccia di Renzi su un iPad a proposito di strumenti, e hanno dato una risposta. Tempi di un servizio, quindi un minuto a testa, non vi sbilanciate però. Cosa pensa Galli? Di Renzi? Professore. Allora, è un po' bulimico dal punto di vista politico, nel senso che è onnivoro e ha questa rapidità nell'affermarsi, perché insomma un politico che parte dalla Leopolda e dal comune di Firenze e riesce rapidamente a scalare il partito e anche... Si fa così con l'Italia, noi ci sottoscriviamo subito. No, no? Il tema non di c'entra, fondo, dice allora, che non è carattere. Da un lato c'è il tema, no, da un lato c'è un aspetto che è il coraggio, vale a dire, questo non deve, non può, anche un più avversario, l'avversario più ostico, più agguerrito, non può negare che ci sia una forte dose di coraggio, e il coraggio è una virtù del politico, questo ce lo insegna la storia. Dall'altro rivela però quanto flaccide siano le istituzioni e anche i partiti, perché se uno parte dal comune di Firenze, in 4 anni riesce a conquistare un partito e poi a conquistare un governo, vuol dire che le istituzioni sono davvero flaccide e sono davvero penetrabili. Beh, loro non ci sarebbero sotto questo loro Movimento 5 Stelle, se o è diverso? No, sono davvero... Cioè, loro sono partiti neanche da essere sindaci, li troviamo consigli regionali, li troviamo... Certo, però sono partiti da una realtà deistituzionalizzata, io sto parlando di una realtà istituzionalizzata, dice, come un entro partito... Entro e esco, non lo posso entro fare. Entro in un partito, conquisto il partito, conquisto il governo rapidissimamente, vuol dire che sia il partito sia il governo sono molto fragili, chiaro, e sono molto penetrabili, questo intendo dire. Del resto non potete...